Allora, Mamelis scrisse così, questi sono Fratelli d'Italia, lo sapete tutti, eh? Fratelli d'Italia, intanto è già un bel, non andiamo sulle parentele, Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta, lo ripete già, Fratelli d'Italia, l'Italia, Italia, perché all'epoca bisognava sentirla, che c'era quest'Italia. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta, svegliatevi, svegliamoci. L'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi, svegliarsi, quella è l'unica maniera. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta, dell'elmo di Scipio si è cinta l'Italia, si è svegliata e gli era caduta l'elmo di chi? Di Scipione. Scipione, Publio Cornelio Scipione l'Africano, perché lo nomina? Perché è più grande generale di tutti i tempi. La battaglia di Zama, seconda guerra punica 202 avanti Cristo, sapete contro chi? Contro Annibale Barca, il più grande generale del mondo. Due generali così per aspettare una battaglia che ha cambiato le sorti del mondo, vinta dagli italiani. Allora, questa battaglia che ha dato la cultura a tutto l'Occidente. Se Scipione perdeva con Annibale, tutti noi eravamo di cultura fenicia, medio orientali, tutti. Ha influenzato la cultura, nascono sempre da atti d'eroismo. Nessuno combatte col più grande generale, Scipione sì, un italiano che è andato là. Nascono da atti eroici le cose grandi, come per esempio tutta l'Europa è nato dall'eroismo dei greci d'opporsi ai persiani. Un eroismo perché erano pochi, e così come erano pochi i nostri risorgimentali. Dell'elmo e noi abbiamo Scipione, uno dei generali. Deve venire Cesare, Marco Aurelio, Augusto, ma pensate Adriano, Traiano, ma delle grandezze, ogni impero che c'è nel mondo è una pallida imitazione dell'impero romano, pallidissima, hanno inventato tutto il diritto, pensate che cosa, l'architettura, non potete, ma moderno, perché la Grecia è già nel Levantino, il mondo antico, i romani sono già moderni, pensate un po', allora, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, quindi si è messa l'elmo del più grande generale di tutti i tempi, Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. È come una dea. Allora, è vero, perché nessun altro luogo nel mondo ha avuto un'avventura impressionante, scandalosamente bella come la città di Roma. Nessuno è l'Italia, nessuno al mondo. Non c'è un'avventura così straordinaria. Qualcuno a volte sbaglia il soggetto che dice... Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma e Dio la creò. Non è che la schiava di Roma è l'Italia, è la vittoria che è schiava di Roma. Ho sentito una volta un ministro che ha detto non è schiava di Roma, l'Italia. Ma no, non è l'Italia, Umberto. Non puoi. È la vittoria che è schiava di Roma. Umberto, so se c'è anche tuo figlio Renzo. Il soggetto è la vittoria. Umberto. È proprio una ricomposizione amorosa all'unione dell'Italia ad un corpo fatto a pezzi, una cosa religiosa, una ricomposizione, è un'idea veramente visionaria e carnale, solo degli spiriti immensi potevano dire facciamo l'Italia, nessuno, ve lo ricordate che Metternich diceva era un'espressione geografica, niente, tutti venivano a prendere le cose più belle del mondo, tutti a pigliare qua, tutti a prendere, tutti stranieri, ecco Allora, stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamci, che è un'elisione, a coorte, non stringiamoci a corte, ma stringiamci a coorte. La coorte era la decima parte della legione romana, erano ovvero 600 fanti, erano 6.000 in tutto, erano negli anni 10 corti, 1.600 fanti, ed era una disposizione, faceva una paura l'esercito romano quando si vedeva che nessuno al mondo, lo ripeto, ha mai fatto paura, come si dice nella Bibbia, quando ci sei bella come esercito schierato, e i romani erano il più grande esercito del mondo, un'organizzazione che non potete sapere. Allora dice, stringiamoci a corte, stiamo uniti, in motto di Morandi, è tutti insieme, uniti, perché uniti non ci può vincere nessuno. Il motto dei romani era dividi et impera, per imperare dividevano, frazionavano e si pigliavano tutto. Quando sei unito è un po' più difficile, non gli riusciva, tornavano indietro. Ecco, quello da secoli, questi non li conosce nessuno, li sentite, ma è il vostro inno, è il nostro inno. Fa piacere sapere sto ragazzo che è morto per noi, che ha scritto, no? Allora, noi siamo da secoli calpesti, derisi, non c'è bisogno di spiegarlo, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Lo capisce un bambino, sentite la bellezza. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme
di fonderci insieme già allora suonò. Semplicissimo. Allora, sentite, raccolgaci un'unica bandiera, facciamo sta bandiera, prima c'era la coccarda azzurra, no, di Savoia, ma non c'era la bandiera c'era già prima e Mazzini, che fondò la Giovine Italia, un tipo, ma Mazzini, sapete, emaciato, torvo, tutto sofferente, un personaggio memorabile, un cervello immenso, sapete che un'altra volta Metternich stesso, che era in Austria, fece tutto il congresso di Vienna, uno che ha deciso le sorti della storia, ha lasciato scritto: io ho incontrato sultani, zar, imperatori, principi, re, e li ho bloccati tutti. Solo con una persona non mi è riuscito a fare niente. Un italiano, facondo come l'uragano, instancabile come un innamorato. Il suo nome è Giuseppe Mazzini, l'unico nel mondo. E Metternich era proprio il più cervello. Questo Mazzini ha fondato la Giovine Italia con idee repubblicane. Ci ha dato proprio il nostro avvenire. Se siamo qui che si può festeggiare l'unità d'Italia, è talmente bella che permette pure che qualcuno dica: non la festeggio. È libero, pensate che libertà che dà, memorabile, memorabile, abbiamo vinto, quella è la cosa, abbiamo vinto. Guardate che quando stiamo a parlare di storia, sciocchezze, Winston Churchill, uno dei miei personaggi preferiti, che ci ha liberato dal nazismo, sapete che è il nazismo? Ci sono dei nostalgici anche di quello, non potete sapere la follia umana dove arriva. Quando lui, che ha liberato il mondo, è lui proprio l'anima, veramente il Cavour di quel periodo immenso, no? Quando andò alle elezioni in Inghilterra, dopo aver vinto la guerra, aver salvato il mondo col nazismo, perse alle elezioni. E sua moglie, perse con i laburisti, e sua moglie, glielo annunciò lei la mattina mentre lui si faceva la barba, e gli disse: abbiamo perso. E Churchill, sapete cosa gli rispose a sua moglie? No. Abbiamo vinto, ci siamo battuti per questo, cioè anche per perdere, ci era battuto anche per fare le elezioni, perché il popolo potesse scegliere, e quindi aveva vinto anche perdendo. Pensate alla grandezza. Gli rispose: abbiamo vinto. È una cosa memorabile. Allora, la nostra bandiera, vi dirò una cosa che magari qualcuno di voi non sa. Sapete da dove viene? Come la nostra lingua, che il dialetto è bello, per carità, si può fare delle canzoni napoletane che sono patrimonio dell'umanità. Non ci sono più belle del mondo delle canzoni. Io sto lì a guardarle, mi ignudo, mi spoglio, mangio gli spartiti, ma mangio dalla bellezza. Alcune sono davvero, sembra leopardi, sembrano delle cose memorabili, di bellezza. Ecco, le canzoni, una poesia d'amore, una cosa su un dolore, si può scrivere anche in dialetto e sono memorabili. Ma nel dialetto non si può scrivere la critica della ragion pura, l'estetica di Croce, non si può scrivere la Divina Commedia, non si può, perché fa ridere, il pensiero non va oltre. Allora ci vuole una lingua che unisca, e c'è stato questi nostri, volevo dire, da Dante, Petrarca, ma non so, che ha preso da tutta l'Italia, ha donato la vita, e questa lingua che ci manca tanto, è la cosa proprio più profonda, che è la nostra identità più profonda, senza lingua proprio, meglio che ci levino tutto il mondo, ma la lingua no, il suono che si sente è una cosa chissà dove va a finire, in quale profondità della nostra anima che siamo. E questa lingua, diciamo, ecco, volevo dire, i poeti sono stati che hanno dato questo desiderio, questo sentimento, inventando i sentimenti, e la bandiera venne scelta da Mazzini da un verso di Dante Alighieri, come al solito, che nel trentesimo del Purgatorio, l'apparizione di Beatrice, quando appare Beatrice, dice: sovracandido vel, cinta d'uliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Volevo dire, fa impressione, perché arriva Beatrice con degli angeli che buttano dei fiori, in una nuvola di fiori, che va dentro e fuori del carro dove arriva, e arriva vestita sovra un candido vel, bianco, cinta d'uliva, la sapienza, pensate, la bellezza. Vestita di color di fiamma viva, il rosso. Allora, questi tre colori, tutti questi colori, sovra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Sì, c'è la bellezza, allora si può mettere certo Mameli con Dante. E Mazzini ha scelto questi tre colori, era già la bandiera nel 1830, quando faceva la Giovine Italia, decise di fare questa bandiera con questi tre colori. Quindi la nostra bandiera viene da Dante Alighieri, trovate un altro popolo che ha i colori del poeta più grande del mondo, già anche la bandiera è memorabile. Vogliategli bene,
Vogliategli bene a quella bandiera, che è una cosa, che è una cosa memorabile, ma che è una cosa di una bellezza, ma lasciatela stare. E poi un altro verso: uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore. Sentite quante volte ribatte sull'unione e l'amore. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Queste proprio sono l'idea un po' del Gioberti, il cattolicesimo e il liberalismo insieme, no? Uniamoci, amiamoci, uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio. Chi vincerci può? Quel per Dio è come dire pur Dio, porca miseria. No, uniti per Dio, chi vince ancora, ribatte, vi deve entrare in testa questo fervore. E poi, guardate che, volevo dire, qualsiasi cosa succede, io voglio anche fare una cosa sulle donne. Le donne del Risorgimento, quelle che hanno fatto, a parte la Contessa di Castiglione, la Trivulzio di Belgioioso, sapete, c'era la Trivulzio di Belgioioso, ha fatto delle cose a sue spese, portava dei battaglioni da Napoli a Milano per combattere, per liberare i milanesi. Non lo potete sapere cosa hanno fatto le donne. Le donne, la Trivulzio di Belgioioso è la Certosa di Parma di Stendhal, uno dei più grandi romanzi di tutti, è lei. È ispirato a lei, Hayez l'ha dipinta, donne proprio che hanno combattuto per noi, perso proprio la Blondel, e io la Paolucci, Anita Garibaldi, morta incinta a seguito del suo marito per andare a Venezia, scappando da nemici, una donna memorabile, Anita Ribeiro da Silva, una donna memorabile. Poi ci sono tutte le donne, la Blondelle, ripeto, tutte quelle che avevano fatto dei circoli, le madri si scrivevano, se vedete un ragazzo così è mio figlio, erano dei circoli, ditegli che la sua mamma gli vuole bene, cercavano i figli, i mariti, i fratelli, in questa, era una cosa straordinaria e non hanno avuto mai diritti, prima ad avere un diritto queste donne, sapete che il voto le donne l'hanno avuto nel 1946, pensate un po' che roba, nel 46, e la prima donna ministro è stata la nostra Tina Anselmi nel 1976, ministro del lavoro, una donna memorabile, vero, ministro della Repubblica, alla quale mando un saluto, democristiana, cattolica, ha fatto la resistenza, una donna spettacolare. Queste sono donne alle quali proprio, alle quali bisogna... Dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, ognuon di ferruccio ha il cuore alla mano, i bimbi d'Italia si chiamano balilla, il suon d'ogni squilla i vespri suonò. Ora, volete, che vuol dire questa cosa? Ma allora le conoscevano, è proprio una storia d'Italia, di tutte le zone d'Italia oppresse e sventrate dagli stranieri, sventrate proprio da dei mercenari, dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, legnano, Pontida, Alberto da Giussano, Umberto, allora, legnano, lui ci dice che anche un pezzo piccolo dell'Italia è tutta l'Italia, loro ci sono morti per queste cose qua, ma è una cosa memorabile, guardate, ovunque legnano, cioè, il Carroccio quando ci fecero, come si chiama, quando fecero la contro Federico Barbarossa, no? Insomma è memorabile quella cosa là, contro Federico si misero tutti i comuni, Milano, Cremona, Brescia, Bergamo, e fecero la Lega Lombarda, per fare questa Lega Lombarda c'era la Compagnia della Morte e il Carroccio, avevano giurato fedeltà fino alla morte, insomma distrussero Federico Barbarossa, gli toccò disarcionato, scappò via a piedi, quest'unione insieme, e lui parte da Legnano, che è vicino a Milano, no, a Busto Arsizio, Legnano che è Alberto da Giussano, è dentro l'inno di Mameli, Legnano, dentro all'inno, ogni volta ora che voi direte Legnano, potete sventolare il colore perché fa parte dell'inno di Mameli, è una cosa nazionale, una cosa bellissima. Allora, ognuon di ferruccio, un omaggio, dice, non facciamo festa durante la cosa, andiamo a scuola. Ma se si va a scuola, dice, si studia il Risorgimento. Ma se non ci vai, ti chiedi, perché non sono a scuola? Perché? Allora rimbomba, dice il poeta, assenza, più acuta presenza. Perché non sono a scuola? Dice, perché oggi è la festa della tua mamma, dell'Italia, quella di dove, dell'Italia. Fateglielo sentire che c'è una cosa bellissima questa. Allora dice... ognuon di ferruccio, dopo Legnano, che nel 1176, pensate un po', invece Ferruccio e Francesco Ferrucci a Firenze, Carlo V, questi erano i tedeschi che avevano tutto il nord dell'Italia. Qui siamo in Toscana, dove ci sono gli spagnoli, ma dappertutto continuamente c'è questa o de Francia o de Spagna, purché se magna, frasi orrende. Beh, c'è una cosa tremenda, questi spagnoli hanno assediato Firenze, la Repubblica Fiorentina, libera, abbiamo inventato noi la libertà dei comuni, non c'era nel mondo, nel 1100-1200 i comuni liberi, l'abbiamo inventati noi. Allora la Repubblica Fiorentina
assediata da Carlo V, dagli spagnoli, facendo soppressivamente Francesco Ferrucci, nobilissimo, li stava seguendo, li stava ammazzando tutti, finché fu aggredito a Gavinano da Maramaldo. L'avete sentito dire, un atto maramaldesco, è l'uomo più vile del mondo, perché Francesco Ferrucci era ferito a un ginocchio. 3 giorni di viaggio, aveva la malaria, aveva la febbre, è ferito, e lui lo raggiunse, Maramaldo, al soldo degli spagnoli, mercenario, italiano ma venduto, lo prese e lo ammazzò. Prima di ammazzare c'è la famosa frase di Francesco Ferrucci che gli disse: vile, tu uccidi un uomo morto. E lui gli ne fregò niente, mortacci tu, e stando via, se ne andò. Tra me, un essere orrendo, ma dopo gli andò male, perché la signora Aldo Brandini, una famiglia nobile, vero, di Aldo Brandini, venne invitata a un ballo da Maramaldo, e lei davanti a tutti disse: niuna che abbia un minimo di contegno ballerebbe con un verme come voi. E venne fatto un applauso tremendo, e lui, insomma, finì una vita nel disordine. Allora, Francesco Ferrucci. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla. Genova, un'altra volta la Liguria. Quello a Genova chi c'era? A Genova c'erano tutti gli asburgici, sempre quei popoli francesi, tutti gli asburgici, che sapete che facevano? Violentavano tutti, c'erano le condizioni di vita tremende, non li sopportavano più. A un certo punto, un giorno, gli andò dei cannoni nel fango e frustavano dei genovesi perché li aiutassero a tirarli fuori per bombardare loro. Allora un bambino, un ragazzino di 14 anni, che si chiamava appunto Balilla di soprannome, prese un sasso e in dialetto disse: calinze, che vuol dire che comincio, e tirò il sasso. Da quel sasso venne una scintilla memorabile, tutto il popolo li spappolarono, basta, una cosa impressionante. Genova fu a Portoria. Poi durante il ventennio gli è stato messo la camicia nera, ognuno poi usa le cose come vuole, diciamo così, a Balilla. Però questo ragazzino, vedete come lo usa lui, si chiama Balilla, il suon d'ogni squilla i vespri suonò. I vespri addirittura nel 1282 a Palermo, qui chi c'è stavolta a Palermo? I francesi. Ma guardate una cosa, i francesi, gli angioini, soprusi, una cosa tremenda. A un certo punto, mentre entravano in chiesa, uno dei francesi perquisì una donna per vedere se era armata, ma la tastava un po' troppo, le donne sono sempre pericolose. Il marito della donna levò la spada a lui e lo uccise. La scintilla che fece traboccare il vaso, li spappolarono anche là, tutti, e le campane di Palermo suonarono, lo nomina Dante nell'ottavo del paradiso, vero, la mala signoria. L'ultimo verso dice: allora, son giunchi che piegano le spade vendute, già l'aquila d'Austria le penne ha perdute, il sangue d'Italia e il sangue polacco bevè col cosacco, ma il cor le bruciò. Ora, questo narra che le spade vendute, i mercenari dell'Austria, che erano gli austriaci, erano quelli che erano il Piemonte l'aveva censurato perché erano anche formalmente in quel tempo ancora alleati. Le penne ha perdute, il sangue d'Italia e il sangue polacco, perché l'Austria, alleata con la Russia, smembrò la Polonia, la dilaniò. Ora restringiamoci a corte, l'Italia camò. Ora vi volevo dire che queste sono le parole che, con poco tempo a disposizione, ma con un fervore e con un amore, ve l'ho fatto impressionante. Aspetta, no, sono 3 parole. Io mi voglio permettere, e poi vi saluto perché mi sono preso troppo tempo, ma davvero vi ringrazio di questa felicità che avete dato a me. Vorrei che voi foste felici, lo dico a tutti, perché viviamo in un paese memorabile. E allora ve lo dico proprio, siate felici, e se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non vi scordate della felicità. Questo tenetelo sempre a mente, e per essere felici spesso per essere felici, anzi, deve bastare poco, non deve essere cara la felicità, se è cara non è di buona qualità, ricordiamocelo, ecco, semplici cose. E ora io vi voglio dire, tutti questi ragazzi, non potete sapere quanti ne sono morti per noi, ma proprio tanti, Pisacane, cioè, ci sono delle storie, ma il Risorgimento non è stato fatto dalle classi colte, ma dal popolo. Il Risorgimento proprio sono gli italiani, non è l'Italia che ha fatto il Risorgimento, è gli italiani che hanno fatto il Risorgimento. È un momento memorabile, uno dei più grandi della storia, non d'Italia ma del mondo. È un fatto memorabile quello che è accaduto, quello che è riuscito a fare i nostri fratelli, come dice, termine generico che indica fratelli e sorelle, naturalmente, no? Hanno imparato a morire per la patria perché noi potessimo vivere per la patria. Questa è una cosa impressionante. Ci hanno insegnato questo. Fratelli
L'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Strigianci a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò.